Dalla chiesa di Sant'Anselmo all'Aventino in Roma, Don Guido Todeschini, mercoledì delle ceneri, proprio qui in questa chiesa di Sant'Anselmo. Tra qualche attimo avrà luogo un momento di preghiera, a cui farà seguito la processione penitenziale verso la Basilica di Santa Sabina. A questa processione prenderanno parte i cardinali, gli arcivescovi, i vescovi, i monaci benedettini di Sant'Anselmo, i padri domenicani di Santa Sabina e anche alcuni fedeli. Al termine della processione nella Basilica di Santa Sabina avrà luogo la celebrazione eucaristica con il rito di benedizione e imposizione delle ceneri. Vengono alla mente le parole che il Santo Padre proprio oggi ha rivolto durante l'udienza generale. Con l'austero e significativo rito dell'imposizione delle ceneri, noi facciamo una rinnovata esperienza dell'amore di Cristo, che sulla croce ha versato il suo sangue per noi, e il Papa ha detto: mettiamoci docilmente alla sua scuola per imparare a ridonare a nostra volta il suo amore al prossimo, specialmente a quanti soffrono e sono in difficoltà. Ma accompagniamo intanto il Papa, che dopo un momento di adorazione davanti al tabernacolo darà inizio a questo momento di preghiera col segno della croce e con il saluto liturgico. Quindi, recitata una preghiera, avrà luogo la processione chiamata penitenziale con il canto delle litanie dei santi. Dio pietoso, le preghiere e le lacrime che il tuo popolo effonde in questo tempo santo. Scrivi in
Nel nome del Padre e dello Spirito Santo. Amen. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, carissimi, con l'austero rito dell'imposizione delle ceneri riprende l'annuale cammino della Chiesa verso la Pasqua. È tempo di conversione, di approfondimento della fede, di preghiera intensa e di carità operosa. La liturgia ci invita a diventare uomini nuovi in Cristo attraverso la grazia del battesimo, le cui promesse rinnoveremo nella vita. Cristo Gesù ci accompagni e ci guidi nel cammino verso la risurrezione. Preghiamo. O Dio, che conosci la fragilità della natura umana ferita dal peccato, concedi al tuo popolo di intraprendere con la forza della tua parola il cammino quaresimale per vincere le seduzioni del maligno e giungere alla Pasqua nella gioia dello Spirito per Cristo nostro Signore. Aviamoci in pace. Nel nome di Cristo, amen. La processione penitenziale ha ora inizio, aperta dalla croce, e al canto delle litanie dei santi saranno invocati in modo particolare i santi di Roma. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis. Santa Maria, Mater Ecclesiae, ora pro nobis. Omne Sancti Angeli et Arcangeli, ora pro nobis. Sancte Pater Abraham, ora pro nobis. Sante Ioannes Baptista, ora pro nobis. È stato invocato anche il Santo Padre Abramo. Omne Sancti Patriarche et Profete, ora pro nobis. Santi Petre et Paule, ora pro nobis. Sante Andrea, ora pro nobis. Sante Johannes, ora pro nobis. Omne Sancti Apostoli et Discipuli Domini, ora pro nobis. Sante Stefane, ora pro nobis. Sante Ignazi, ora pro nobis. Sante Policarpe, ora pro nobis. Sante Justine, ora pro nobis. Sante Laurenti, ora pro nobis. Sancti Protomartires Romani, ora pro nobis. Sante Cipriane, ora pro nobis. Sante Bonifati, ora pro nobis. Sante Stanislae, ora pro nobis. Sante Ioannes et Toma, ora pro nobis. Sante Paule, ora pro nobis. Sancti Ioannes et Isaac, ora pro nobis. Sancte Petre, ora pro nobis. Sancte Carole, ora pro nobis. Santa Agnes, ora pro nobis. Sancta Cecilia, ora pro nobis. Sancta Sabina, ora pro nobis. Sancta Prisca, ora pro nobis. Omne
sancti martires, ora pro nobis, sancte clemens, ora pro nobis, sancte Leo Magne, ora pro nobis, sancte Gregori Magne, ora pro nobis, sancte Ambrosi, ora pro nobis, sancte Augustine, ora pro nobis, sancte Athanasi, ora pro nobis, sancti Basilii et Gregori, ora pro nobis, sancte Johannes, ora pro nobis, sancte Martine, ora pro nobis, sancte Patrici, sancte Anselme, ora pro nobis, sancte Carole, ora pro nobis, sancte Pive, ora pro nobis, omnes sancti pontifices et doctores, ora pro nobis, sancte Antoni, ora pro nobis, sancte Hieronime, ora pro nobis, sancte Benedicte, ora pro nobis, sancte Bernarde, ora pro nobis, sancte Francisce, ora pro nobis, sancte Dominice, ora pro nobis, Mane, ora pro nobis, sancte Beda, ora pro nobis, sancte Muhalde, ora pro nobis, sancte Bruno, ora pro nobis, sancta Scolastica, ora pro nobis, sancta Clara, ora pro nobis, sancta Francisca, ora pro nobis, sancte Vincenzi, ora pro nobis, sancte Johannes Maria, ora pro nobis, sancte Catarina et Teresia Jesu, ora te pro nobis, sancta Rosa, ora pro nobis, omnes sancti presbiteri et religiosi, ora te pro nobis, sancte Saba, ora pro nobis, sancte Alexi, ora pro nobis, sancta Marcella, ora pro nobis, sancta Monica, ora pro nobis, sancta Elisabeth, ora pro nobis, omnes sancti et sancte Dei, ora te pro nobis, Christe Fili Dei vivi, miserere nobis, qui in un mundo venisti, miserere nobis, e la processione che ha lasciato ormai la chiesa di Sant'Anselmo alle spalle, sta raggiungendo la Basilica di Santa Sabina in Roma. Siamo anche noi spiritualmente uniti in questo momento di preghiera che precede l'Eucarestia, durante la quale il Santo Padre benedirà e imporrà le ceneri dopo averle lui stesso ricevute, e sarà il cardinale Joseph Tonco che imporrà le ceneri sul capo del Santo Padre, dicendo, ripetendo quelle parole: ricordati che sei polvere e ritornerai in polvere. Un'altra formula tolta dal Vangelo: convertitevi e credete al Vangelo. Ut indulgentiam tuam pro peccatis nostris largire dinieris, te laudimus. Ut ad veram conversionem nos perducere dinieris,
Christus met ipsos in tuo santo servizio confortare et conservare dinieris. Te rogamus auminos. Ut mentes nostras ad celestia desideria erigas. Te rogamus auminos. Ut animas nostras fratrum propinquorum et benefactorum nostrorum ab aeterna damnatione eribios. Te rogamus auminos. Ut omnibus fidelibus defunctis requiem aeternam donare dinieris. Te rogamus auminos. Ut mundum a peste fame et velo servare dinieris. Te rogamus auminos. Ut cuntes populis pacem et veram concordiam donare dinieris. Te rogamus auminos. Ut ecclesiam tuam sanctam regere et conservare dinieris. Te rogamus auminos. Apostolicum et omnes ecclesiasticos ordines in sancta religione conservare dinieris. Te rogamus auminos. Ut omnibus in Christum credentibus unitatem largiri dinieris. Te rogamus auminos. Ut omnes homines ad evangelii lumen perducere dinieris. Te rogamus auminos. Iesu Filii Dei vivi, te rogamus auminos. Christe audinos, Christe audinos, Christe ex audinos, Christe ex audinos. È terminato il canto delle litanie dei santi. Come dicevo, sono stati invocati molti santi della Chiesa di Roma. Ed ecco ora il Salmo 50. Purificami, o Signore, sarò più bianco. Purificami, o Signore, sarò più bianco. Di me, oh Dio, nel tuo amore, nel tuo affetto cancella il mio peccato e lavami da ogni mia colpa, purificami da ogni mio errore. Purificami, oh Signore, sarò più bianco. Insegni sapienza, se mi purifichi con issopo sono limpido, se mi lavi sono più bianco della neve. Purificami, o Signore, sarò più bianco. Lo spirito fermo, non lasciarmi lontano dal tuo volto.
Preghiamo. O Dio nostro Padre, concedi al popolo cristiano di iniziare con questo digiuno un cammino di vera conversione per affrontare con le armi della penitenza il combattimento contro lo spirito del male, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ha luogo ora la liturgia della parola. Il profeta Gioele nella prima lettura dice: laceratevi il cuore e non le vesti. Dal libro del profeta Gioele. Così dice il Signore: ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti. Laceratevi il cuore e non le vesti. Ritornate al Signore vostro Dio, perché Egli è misericordioso e benigno, tardo all'ira e ricco di benevolenza, e si impietosisce riguardo alla sventura. Chissà che non cambi e si plachi e lasci dietro a sé una benedizione? Offerta e libazione per il Signore vostro Dio. Suonate la tromba in Sion, proclamate un digiuno, convocate un'adunanza solenne. Radunate il popolo
indite un'assemblea, chiamate i vecchi, riunite i fanciulli, i bambini lattanti e dicano: perdona, Signore, al tuo popolo e non esporre la tua eredità al vituperio e alla derisione delle genti. Perché si dovrebbe dire fra i popoli: dov'è il loro Dio? Il Signore si mostri geloso per la sua terra e si muova a compassione del suo popolo. Parola di Dio. Miserere mei Deus, miserere mei. Miserere mei Deus, miserere mei. Miserere mei Deus, secundum misericordiam tuam, et secundum multitudinem miserationum tuarum, dele iniquitatem meam, amplius lava mea iniquitate mea, et a peccato meo munda me. Miserere mei Deus, averte faciem tuam a peccatis meis, et omnes iniquitates meas dele. Cor mundum crea in me Deus, et spiritum firmum innova in visceribus meis. Ne proicias mea facie tua, et spiritum sanctum tuum ne afferas a me. Rede mihi laetitiam salutaris tui, et spiritu promptissimo confirma a me. Miserere mei Deus, docebo iniquos vias tuas, et impia te convertentur. Libera me de sanguinibus Deus, Deus salutis meae, et exultabit lingua mea justitiam tuam. Domine labia mea aperies, et os meum annunciabit laudem tuam. Non enim sacrificio delectaris, holocaustum si offeram non placebit. Miserere mei Deus, la seconda lettura è tolta dalla seconda lettera di Paolo ai Corinzi. Riconciliatevi con Dio. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, noi fungiamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro favore, perché noi potessimo diventare per mezzo di lui giustizia di Dio. E poiché siamo suoi collaboratori, vi esortiamo a non accogliere invano la grazia di Dio. Egli dice infatti: al momento favorevole ti ho esaudito, e nel giorno della salvezza ti ho soccorso.
Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza. Parola di Dio. Cristo, gloria et imperium, in saecula saeculorum. Cristo, gloria et imperium, in saecula saeculorum. O die nolite operare. Da oggi viene tolto il canto dell'Alleluia che ritorneremo ad ascoltare nel solenne veglia pasquale. Gloria e potenza a Cristo nei secoli in eterno è il versetto. Oggi non indurite il vostro cuore, ma ascoltate la voce del Signore. Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza. Or dunque, dice il Signore, ritornate a me con tutto il cuore, perché sono misericordioso e benigno. Cristo, gloria et imperium, in saecula saeculorum. O die nolite obdurare corda destra, sed vocem Domini audite. Cristo, gloria et imperium, in saecula saeculorum. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. Lo diciamo per quanti seguono tramite la radio, il diacono ora incensa il libro dei Vangeli. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: guardatevi dal praticare le vostre buone opere davanti agli uomini per essere lodati dagli uomini. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Quando invece tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti segreta, e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. Quando pregate, non siate simili agli ipocriti che amano pregare, stando ritti nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Tu invece, quando preghi,
entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando digiunate, non assumete aria malinconica come gli ipocriti, che sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiunano. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Tu invece, segreto, ti ricompenserà. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. È questo lo spirito della Quaresima che con questo mercoledì delle ceneri ha inizio per tutta la Chiesa. Sono stati tolti i fiori dall'altare, è stato tolto il canto dell'Alleluia. Ora ascoltiamo la parola del Papa. Cari fratelli e sorelle, con la processione penitenziale siamo entrati nell'austero clima della Quaresima ed introducendoci nella celebrazione eucaristica abbiamo poc'anzi pregato perché il Signore aiuti il popolo cristiano ad iniziare un cammino di vera conversione per affrontare vittoriosamente con le armi della penitenza il combattimento contro lo spirito del male. Nel ricevere tra poco le ceneri sul capo, riascolteremo ancora un chiaro invito alla conversione che può esprimersi in una duplice formula: convertitevi e credete al Vangelo, oppure ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai. Proprio per la ricchezza dei simboli dei testi biblici e liturgici, il mercoledì delle ceneri viene considerato la porta della Quaresima. In effetti, l'odierna liturgia e i gesti che la contrassegnano formano un insieme che anticipa in modo sintetico la fisionomia stessa dell'intero periodo quaresimale. Nella sua tradizione, la Chiesa non si limita ad offrirci la tematica liturgica e spirituale dell'itinerario quaresimale, ma ci indica pure gli strumenti ascetici e pratici per percorrerlo fruttuosamente. Ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti, con queste parole inizia la prima lettura tratta dal libro del profeta Gioele. Le sofferenze, le calamità che affliggevano in quel periodo la terra di Giuda spingono l'autore sacro ad incoraggiare il popolo eletto alla conversione, a tornare cioè con fiducia filiale al Signore, lacerandosi il cuore e non le vesti. Egli, infatti, ricorda il profeta, è misericordioso e benigno, tardo all'ira e ricco di benevolenza e si impietosisce riguardo alla sventura. L'invito che Gioele rivolge ai suoi ascoltatori vale anche per noi, cari fratelli e sorelle. Non esitiamo a ritrovare l'amicizia di Dio perduta con il peccato
Incontrando il Signore, sperimentiamo la gioia del suo perdono. E così, quasi rispondendo alle parole del profeta, abbiamo fatto nostra l'invocazione del ritornello del Salmo responsoriale: perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Proclamando il Salmo 50, il grande Salmo penitenziale, ci siamo appellati alla misericordia divina. Abbiamo chiesto al Signore che la potenza del suo amore ci ridoni la gioia di essere salvati. Con questo spirito iniziamo il tempo favorevole della Quaresima. Come ci ha ricordato San Paolo nella seconda lettura, per lasciarci riconciliare con Dio in Cristo Gesù. L'Apostolo si presenta qui come ambasciatore di Cristo e mostra chiaramente come proprio in forza di Lui venga offerta al peccatore, e cioè a ciascuno di noi, la possibilità di un'autentica riconciliazione. Colui che non aveva conosciuto peccato, dice San Paolo, Dio lo trattò da peccato in nostro favore, perché noi potessimo diventare per mezzo di lui giustizia di Dio. Solo Cristo può trasformare ogni situazione di peccato in novità di grazia. Ecco perché assume un forte impatto spirituale l'esortazione che Paolo indirizza ai cristiani di Corinto. Vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. E ancora, ecco, ora il momento favorevole. Ecco, ora il giorno della salvezza. Mentre Gioele parlava del futuro giorno del Signore come giorno molto terribile del giudizio, San Paolo, riferendosi a una parola del profeta Isaia, parla del momento favorevole del giorno della salvezza. Il futuro giorno del Signore è divenuto oggi. Il giorno terribile si è trasformato nella croce e risurrezione di Cristo al giorno della salvezza. Questo giorno è ora, come abbiamo ascoltato anche nel canto al Vangelo, oggi non indurite il vostro cuore, ma ascoltate la voce del Signore. L'appello alla conversione, alla penitenza, risuona quest'oggi con tutta la sua forza, perché la sua eco ci accompagna in ogni momento della vita. La liturgia del mercoledì delle ceneri indica così, nella conversione del cuore a Dio, la dimensione fondamentale del tempo quaresimale. Questo è il richiamo assai suggestivo che ci viene dal tradizionale rito dell'imposizione delle ceneri che tra poco rinnoveremo. Rito che riveste un duplice significato. Il primo, relativo al cambiamento interiore, alla conversione e alla penitenza, mentre il secondo richiama la precarietà dell'umana condizione, come è facile cogliere dalle due diverse formule che accompagnano il gesto. Qui a Roma, la processione penitenziale del mercoledì delle ceneri parte da Sant'Anselmo per concludersi in questa Basilica di Santa Sabina, dove ha luogo la prima stazione quaresimale. A questo proposito è interessante ricordare che l'antica liturgia romana, attraverso le stazioni quaresimali, aveva elaborato una singolare geografia della fede, partendo dall'idea
l'arrivo degli apostoli Pietro e Paolo e con la distruzione del Tempio Gerusalemme si fosse trasferita a Roma. La Roma cristiana veniva intesa come una ricostruzione della Gerusalemme del tempo di Gesù dentro le mura dell'urbe. Questa nuova geografia interiore e spirituale insita nella tradizione delle chiese stazionali della Quaresima non è un semplice ricordo del passato, né una vuota anticipazione del futuro. Al contrario, intende aiutare i fedeli a percorrere un cammino interiore, il cammino della conversione e della riconciliazione con Dio per giungere alla gloria della Gerusalemme celeste dove abita Dio. Cari fratelli e sorelle, abbiamo 40 giorni per approfondire questa straordinaria esperienza ascetica e spirituale. Nel Vangelo che è stato proclamato, Gesù indica quali sono gli strumenti utili per compiere l'autentico rinnovamento interiore e comunitario: le opere di carità, la preghiera e la penitenza col digiuno. Sono le tre pratiche fondamentali, care pure alla tradizione ebraica, perché contribuiscono a purificare l'uomo davanti a Dio. Tali gesti esteriori, che vanno compiuti per piacere a Dio e non per ottenere l'approvazione ed il consenso degli uomini, sono a Dio accetti se esprimono la determinazione del nostro cuore a servire Lui con semplicità e generosità. Ce lo ricorda anche uno dei prefazi quaresimali, dove a proposito del digiuno leggiamo questa singolare espressione: «Iejunio mentem elevas», con il digiuno elevi lo spirito. Il digiuno, al quale la Chiesa ci invita in questo tempo forte, non nasce certo da motivazioni di ordine fisico ed estetico, ma scaturisce dall'esigenza che l'uomo ha di una purificazione interiore che lo disintossichi dall'inquinamento del peccato e del male, lo educhi a quelle salutari rinunce che affrancano il credente dalla schiavitù del proprio io, lo renda più attento e disponibile all'ascolto di Dio e al servizio dei fratelli. Per questa ragione il digiuno e le altre pratiche quaresimali sono considerate dalla tradizione armi spirituali per combattere il male, le passioni cattive e i vizi. Al riguardo mi piace riascoltare insieme a voi un breve commento di San Giovanni Crisostomo, il quale scrive: come al finir dell'inverno torna la stagione estiva, il navigante trascina in mare la nave, il soldato ripulisce le armi e allena il cavallo per la lotta, l'agricoltore affila la falce, il viandante rinvigorito si accinge al lungo viaggio, e l'atleta depone le vesti e si prepara alle gare. Così anche noi, all'inizio di questo digiuno, quasi al ritorno di una primavera spirituale, forbiamo le armi come i soldati, affiliamo la falce come gli agricoltori e come nocchieri riassettiamo la nave del nostro spirito
per affrontare i flutti delle assurde passioni. Come viandanti riprendiamo il viaggio verso il cielo e come atleti ci prepariamo alla lotta con lo spogliamento di tutto. Così San Giovanni Crisostomo in una delle sue omelie al popolo antiocheno. Nel messaggio per la Quaresima ho invitato a vivere questi 40 giorni di speciale grazia in tempo eucaristico, attingendo a quella fonte inesauribile di amore che è l'Eucaristia, nella quale Cristo rinnova il sacrificio redentore della croce. Ogni cristiano può perseverare nell'itinerario che oggi solennemente intraprendiamo. Le opere di carità, la preghiera, il digiuno, insieme ad ogni altro sincero sforzo di conversione, trovano il loro più alto significato e valore nell'Eucaristia, centro e culmine della vita della Chiesa e della storia della salvezza. Questo sacramento che abbiamo ricevuto, o Padre, così pregheremo al termine della Santa Messa, ci sostenga nel cammino quaresimale, santifichi il nostro digiuno e lo renda efficace per la guarigione del nostro spirito. Chiediamo a Maria di accompagnarci, perché al termine della Quaresima possiamo contemplare il Signore risorto, interiormente rinnovati e riconciliato con Dio e con i fratelli. Amen. L'omelia tenuta dal Santo Padre Benedetto XVI dopo l'ascolto della parola di Dio è un autentico tempo di ascolto della parola di Dio e tempo di opere di carità. Ha luogo ora la benedizione e l'imposizione delle ceneri. La Basilica di Santa Sabina e Gremita di fedeli, numerosi sacerdoti che imporranno le ceneri. Raccogliamoci, fratelli e sorelle, in umile preghiera davanti a Dio nostro Padre, perché faccia scendere su di noi la sua benedizione e accolga l'atto penitenziale che stiamo per compiere. O Dio, che hai pietà di chi si pente e doni la tua pace a chi si converte, accogli con paterna bontà la preghiera del tuo popolo e benedici questi tuoi figli che riceveranno l'austero simbolo delle ceneri, perché attraverso l'itinerario spirituale della Quaresima giungano completamente rinnovati a celebrare la Pasqua del tuo Figlio, il Cristo nostro Signore, e li vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Ego dixi, Domine miserere mei, sanaliman meam, qui ha peccaviti,
amici mei dixerunt mal amici, quando morietur et perivit nomen eius. Quia peccati et si ingredievatur ut visitaret vana loque vatur, core eius congregavat iniquitativi, egredievatur fora et detraevat. Quia peccati simul adversum me susurravant omnes inimici mei, adversum me cogitavant mal amici. Quia peccati tibi. Malefici une fus une sin eo, et qui decumbit non adici et ut resurgat. Quia peccati tibi. Sed et homo pacis me in quo speravi, qui elevat panem meum levavit contra me calcaneum. Quia peccati tibi. Presso
Signore l'amore, e grande è il riscatto. Egli riscatta Israele da tutte le sue colpe. Spero nel Signore, aspetto sulla sua parola. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, a chi era e sarà nei secoli il Signore. Spero nel Signore, aspetto sulla sua parola. Ed ora l'antifona: tra il vestibolo e l'altare piangano i sacerdoti, i ministri del Signore, e dicano: perdona, Signore, il tuo popolo e ascolta la voce di chi ti implora. Un sacerdote salutaris nostri, propter gloria nomini tui libera nos. Factus unus opprobrium vicinis nostris, subsanatio et illusio isqui in circuitu nostro sunt. Us quoque Domine iasceris in finem, accende turbe lutigni celus tuus. Neme mineris iniquitatum patrum nostrorum, cito anticipen nos misericordiae tue, quia pauperes facti sumus nimis. A te, Signore, innalzo l'anima mia. A te, Signore, innalzo l'anima mia. Confido in te che io non debba arrossire, e su di me non esulti il nemico. Chi spera in te non dovrà arrossire, arrossirà chi si ribella in vano. A te, Signore, innalzo l'anima mia. Additami, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri, avviami nella tua verità, mio Dio, sei tu la mia salvezza. A te, Signore, innalzo l'anima mia.
giustizia, ai poveri insegna la sua via. A te, Signore, innalzo l'anima mia. Tutti i tuoi sentieri sono amore e verità, per chi osserva il suo patto e i suoi precetti. Signore, per amore del tuo nome, perdona la mia colpa che è grande. A te, Signore, innalzo l'anima mia. I miei occhi sempre al Signore, egli toglie dal laccio il mio piede. Volgiti a me, pietà di me. Io sono povero e solo. A te, Signore, innalzo l'anima mia. Sciogli la stretta del mio cuore, toglimi dalla mia angoscia, abbrevia la mia miseria e la mia pena, cancella ogni mio peccato. A te, Signore, innalzo l'anima mia. Sollevami, proteggi l'anima mia, non arrossisco a rifugiarmi in te. Rettitudine e innocenza mi difendono, io spero in te, Signore. A te, Signore, innalzo l'anima mia. Sia gloria al Padre onnipotente, al Figlio Gesù Cristo, Signore, allo Spirito Santo amore, nei secoli dei secoli. Amen. A te, Signore, innalzo l'anima mia. Il Santo Padre ha terminato ora l'imposizione delle ceneri. Seguirà la preghiera dei fedeli o preghiera universale. Si alterneranno alcuni chiamati intenzionisti a proporre le varie intenzioni di preghiera. Saranno 5 le intenzioni di preghiera, cui seguirà poi la liturgia eucaristica. Fratelli e sorelle carissimi, all'inizio del cammino quaresimale eleviamo a Dio Padre la nostra umile preghiera. Egli, con la forza dello Spirito, sostenga il nostro impegno di conversione e moltiplichi in favore di tutti gli uomini i suoi interventi di grazia e di salvezza. Dominum de precemur. Et oramus ad nos. Per il popolo cristiano, perché in questo tempo favorevole si nutra con abbondanza della parola di Dio,
e diriga i suoi passi sulla via della penitenza. Dominum de precemur. Per la pace. Rendano più intensa la preparazione al battesimo. Dominum de precemur. Te rogamus audimus. Per le donne, perché nella Quaresima, tempo di riconciliazione, approfondiscano la coscienza della loro vocazione di custodire la vita e di educare alla pace. Dominum de precemur. Te rogamus audimus. Per noi tutti, perché viviamo con sobrietà, attenti alle necessità dei poveri, solidali con gli esuli e gli emarginati, lottando per la giustizia e praticando le opere di misericordia. Dominum de precemur. Te rogamus audimus. Dio onnipotente ed eterno, ascolta la preghiera della tua Chiesa e con la grazia del tuo Spirito accompagnala nel cammino quaresimale, perché purificata dalla tenebra del peccato, celebri lieta la Pasqua di luce e di vita per Cristo nostro Signore. Amen. Ha inizio ora la liturgia eucaristica. Mentre vengono portate al Santo Padre le offerte del pane e del vino per il sacrificio, sarà cantata dalla scuola l'antifona «Attende, Domine, et miserere quia peccavimus tibi». Ascolta, o Signore, e abbi pietà, perché contro di te abbiamo peccato. Attende, Domine, et miserere quia peccavimus tibi. Pater ex me omnium redemptor, oculos nostros sublevamus frentes, exaudi Christe supplicantum preces. Attende, Domine, et miserere, quia peccavimus tibi. Dextera patris, lapis angularis, via salutis janua celestis, abrue nostri macula selicti. Attende, Domine, et miserere, quia peccavimus tibi. Rogamus Deus tuam majestatem, auribus sacris gemitus exaudi, crimina nostra placidus indulge. Attende, Domine, et miserere, quia peccavimus tibi. Tibi fatemur crimina admissa, contrito corde mandimus oculta, tua redemptor pietà signosca. Attende, Domine, et miserere, quia peccavimus tibi. Ed ora l'altare che vediamo spoglio dai fiori, e così sarà per tutta la Quaresima,
viene incensato dopo che il Santo Padre ha incensato le offerte, cioè il pane e il vino, che diventeranno corpo e sangue di Cristo. La Quaresima sarà contrassegnata, ce lo ha ricordato nella sua omelia il Papa, dall'albero della croce, e passando davanti alla croce il Papa ha incensato colui che alla croce è stato appeso. Nel Venerdì Santo sentiremo per tre volte quel canto Ecce Lignum Crucis. Ecco il legno della croce al quale è stato appeso la salvezza del mondo. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Signore, questo sacrificio col quale iniziamo solennemente la Quaresima e fa che mediante le opere di carità e penitenza vinciamo i nostri vizi e liberi dal peccato possiamo celebrare la Pasqua del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono di loro, Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Con il digiuno quaresimale tu vinci le nostre passioni, elevi lo spirito, infondi la forza e doni il premio per Cristo nostro Signore. Per questo mistero si allietano gli angeli e per l'eternità adorano la gloria del tuo volto. A loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Sanctus, noi ti benediciamo, Dio onnipotente, Signore del cielo e della terra, per Gesù Cristo, tuo Figlio, venuto nel tuo nome. Egli è la mano che tendi ai peccatori, la parola che ci salva, la via che ci guida alla pace.
Tutti ci siamo allontanati da te, ma tu stesso, Dio nostro Padre, ti sei fatto vicino ad ogni uomo con il sacrificio del tuo Cristo, consegnato alla morte per noi, ci riconduci al tuo amore perché anche noi ci doniamo ai nostri fratelli. Per questo mistero di riconciliazione ti preghiamo di santificare con l'effusione dello Spirito Santo questi doni che la Chiesa ti offre, obbediente al comando del tuo Figlio. Egli, venuta l'ora di dare la vita per la nostra liberazione, mentre cenava prese il pane nelle sue mani, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, in quest'ultima sera, egli prese il calice e, magnificando la tua misericordia, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, noi ti offriamo, o Padre, il sacrificio di riconciliazione che Egli ci ha lasciato come pegno del suo amore e che tu stesso hai posto nelle nostre mani. Accetta anche noi, Padre Santo, insieme con l'offerta del tuo Cristo e nella partecipazione a questo convito eucaristico, donaci il tuo Spirito, perché sia tolto ogni ostacolo sulla via della concordia e la Chiesa risplenda in mezzo agli uomini come segno di unità e strumento della tua pace. Lo Spirito, che è vincolo di carità, custodisca tutti in comunione con me, indegno tuo servo, che hai posto a capo del tuo Gregge, il Collegio Episcopale, i presbiteri, i diaconi e tutto il popolo cristiano. Accogli il regno i nostri fratelli che si sono addormentati nel Signore e tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Tu che ci hai convocati intorno alla tua mensa, raccogli in unità perfetta gli uomini di ogni stirpe e di ogni lingua, insieme con la Vergine Maria, con gli Apostoli e tutti i Santi, nel convito della Gerusalemme Nuova per godere in eterno la pienezza della pace. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, cantiamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Il diacono ha invitato tutti i presenti e quanti tramite radio, televisione, internet sono in comunione di preghiera allo scambio di un gesto di amore e di pace. Inizia proprio oggi il cammino penitenziale, questo itinerario quaresimale che ci vedrà veramente impegnati nella costruzione della pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola io sarò salvato. Corpus Christi custodet me vitam aeterna. Il periodo quaresimale che quest'oggi intraprendiamo con l'austero e significativo rito dell'imposizione delle ceneri, ha detto Papa Benedetto, sia per tutti noi una rinnovata esperienza dell'amore misericordioso di Cristo, che sulla croce ha versato il suo sangue per noi. Illuminatione mea e salus mea Dominus. D'una propian super me nocentes, ut edan carnes meas. Illuminatione mea e salus mea Dominus. Qui tribulant me inimici mei, ipsi infirmati sunt et ceciderunt. Illuminatio mea et salus mea Dominus. Si consistant adversum me castra, non timebit cor meum. Illuminatio mea et salus mea Dominus. Unum petia Domino hoc requiram, ut in habitaten in domo Domini omnibus diebus vitae meae. Illuminatio mea et salus mea Dominus. Ut videam voluntatem Domini et visitem templum eius. Illuminatio mea et salus mea Dominus. Quo nui
non occultavit me intentorio suo in die malorum. Ascondet me in abscondito tabernaculi sui. Illuminatio mea et salus mea Dominus. Credo videre bona Domine in terra viventium. Illuminatio mea et salus mea Dominus. Expecta Dominum viriliter agem, et confortetur cor tuum, et sustine Dominum. Illuminatio mea, et salus mea Dominus. È stato cantato il Salmo 26, il Signore è mia luce e mia salvezza. Ora la scuola eseguirà un altro canto, Signore, non trattarci secondo i nostri peccati e non ripagarci secondo le nostre colpe. Non secondo a noi le colpe dei nostri padri. Presto ci venga incontro la tua misericordia, poiché siamo troppo infelici. Aiutaci, Dio nostra salvezza, per la gloria del tuo nome salvaci e perdona i nostri peccati per amore del tuo nome. Propitius est pro peccatis nostris, propter nomen.
Preghiamo. Questo sacramento che abbiamo ricevuto, oh Padre, ci sostenga nel cammino quaresimale, santifichi il nostro digiuno e lo renda efficace per la guarigione del nostro spirito, per Cristo nostro Signore. Amen. Siamo giunti al momento della benedizione a conclusione della Santa Messa. Il Signore sia con noi, con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio Padre misericordioso, conceda a tutti voi, come al figlio il prodigo, la gioia del ritorno nella sua casa. Amen. Cristo, modello di preghiera e di vita, vi guidi nel cammino della Quaresima all'autentica conversione del cuore. Amen. Lo spirito di sapienza e di fortezza vi sostenga nella lotta contro il maligno, perché possiate celebrare con Cristo la vittoria pasquale. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Con il canto del Parce Domine, perdona, Signore, perdona il tuo popolo, si conclude questo inizio di Quaresima. Profondo grido a te, o Signore, ascolta la mia voce, le tue orecchie siano attente alla voce della mia preghiera. Parce Domine, parce populo tuo. Perdona, Signore, perdona il tuo popolo e non ti adirare per sempre con noi. Vorrei ricordare, prima di passare la linea allo studio, che da questa sera alle ore 20:30 e così tutte le sere avremo la preghiera di Quaresima in famiglia. Sono dei sentieri. Il Papa oggi, parlando della Quaresima, ha detto che ci sono dei sentieri spirituali da percorrere per far ritorno a Dio, e li ha ricordati soprattutto nel sentiero della preghiera, del digiuno, della penitenza e delle opere di carità verso i fratelli. Sono sentieri che anche noi dovremmo imboccare se vogliamo far ritorno a Dio. È lo spirito della Quaresima. Grazie a quanti sono stati in preghiera con noi e con nella mente e nel cuore le parole del Papa, che il periodo quaresimale intrapreso oggi sia per tutti una rinnovata esperienza dell'amore misericordioso di Cristo, che sulla croce ha versato il suo sangue per noi, e augurandoci a tutti una buona quaresima, ancora un saluto ai vicini e ai lontani. Linea allo studio di Roma. Nei secoli il Signore.